Giveaway time, 22.500 iscritti, non è il traguardo a cui ambiamo, è il traguardo che abbiamo raggiunto e il canale, visto che ci è stato ridato dopo l'hackeraggio, volevo un po' celebrarlo. Come? Facendo questo giveaway felpa e t-shirt della scuderia CC Cycling Club a chi guarderà tutto questo video e in fondo, poi qua basso, commenterà scrivendo quello che vuole più tre hashtag, scuderia, Posh Privateer e il brand di bici che nella vostra testa sarà quello utilizzato da me nel 2023. Quindi godetevi il video sugli allenamenti, sui tips, visto che dopo il video precedente, quello di settimana scorsa, su un po' gli allenamenti ho pensato di portarvi qualcosa, portarvi ciò che io facevo durante la mia carriera agonistica super professionistica e ciò che un po' vi consiglio di fare durante l'inverno. Quindi godete il video. Cheers! Volevo farvi vedere un attimino il look del mio studio. Non ho un vero e proprio studio qua, però mi piaceva inserire un po' di cose e fare come i veri vlogger, quelli che piazzano la loro camera e fanno l'inquadratura dove poi parlano, dicono cose eccetera eccetera, e che ve ne pare ancora un po' spoglio. Ci ho messo un sacco di robe moto e infatti ho già beccato dei nomi, però secondo me non è male. Voglio mettere tutti i numeri di riders, qui ho un botto di scarpe e vabbè, andiamo avanti nel vlog, dai. Partiamo col sfatare dei miti. Quando correvo da super pro, ho smesso nel 2018 di fare il super pro dopo una carriera appunto abbastanza lunga, non lunghissima, perché poi ho deciso di staccarmi dalle gare un po' prima dei miei competitors che ancora corrono, vedi Schurter e questi soggetti qua, Marotti eccetera eccetera. E il primo mito da sfatare è: quante ore di bici facevo quando correvo da super pro? Ora, io non sono mai stato, il mio allenatore lo sa se segui i vlog, non penso, ma se seguisse i nostri vlog si metterebbe un po' a ridere, perché si ricorda bene quanto io fossi un po' lazy a volte negli allenamenti, più che altro nelle distanze, negli allenamenti lunghi, perché ero uno che ci dava del gas, ma stare tanto in bici non mi ha mai fatto veramente impazzire. Quindi sfatiamo il primo mito: ore settimanali di Marco Aurelio Fontana quando correva le Olimpiadi. Ripeto, ne ho fatte tre, quindi un periodo anche abbastanza lungo. Al massimo 20 ore alla settimana. Ma quando? A gennaio, febbraio, quando si andava nei team camp al caldo in Sudafrica, alle Canarie, piuttosto che a Sud Italia, dove quindi si faceva un monte ore abbastanza grosso. Io arrivavo al massimo a 20, ma in genere 15-18 erano le ore settimanali quando facevo tanto. Perché? Perché uno, avevo sempre un giorno di riposo vero e proprio alla settimana, non il rest day che vedete adesso postati su Instagram da parte di tutti gli atleti che poi c'è la bici sullo sfondo e vanno a bere caffè. Io quando facevo rest day la bici non la toccavo. 15-20 ore, vi parlo di allenamento in bicicletta perché poi la palestra andrebbe aggiunta, ma anyway, facciamo finta di niente. 15 ore era più il monte ore settimanale corretto. In che senso? Nel senso che io avevo, partendo dal lunedì, un allenamento in genere di scarico. Cioè andavo a sciogliere un po' i muscoli, la gamba, toglievo anche un po' di tensione facendo un paio d'ore su strada. Alle volte facevo un filo meno, però il mister mi diceva sempre: fai almeno un paio d'ore, perché poi in realtà stare in sella il giorno dopo la gara alle volte aiuta a stare un po' più in sella, quindi fare anche magari 2 ore e mezza, 3 alle volte poteva aiutare. Io non avevo proprio energie, cioè il lunedì era il giorno che mi veniva più fame in assoluto, perché magari facevo una colazione normale e avevo consumato tanto nel weekend e quindi mi veniva una fame tremenda dopo 1 ora e mezza, al massimo 2 ore sempre a casa. Il martedì addirittura facevo riposo totale, quindi non toccavo la bicicletta. Il mercoledì si faceva una distanza o un lavoro di forza in base a come veniva indicato dal mister. Il lavoro di forza era quindi fatto da una parte aerobica, che c'era anche nel lavoro logicamente di distanza, dove quindi si faceva un po' di fondo medio, quindi sotto il fondo lento non mi faceva mai andare il mister, perché diceva che non era allenamento, quindi si andava sempre a 120-130 battiti, era il minimo durante l'allenamento, quindi magari 3 ore d'allenamento dove la minima era 120 battiti, 110 proprio quando si stava a ruota. E si faceva una parte di fondo medio. In genere il consiglio da parte del mio allenatore era:
fare una parte di fondo medio ogni ora, quindi 15-20 minuti di medio all'ora. Logicamente più si cresce, più il motore cresce e meno magari questo lavoro viene fatto ogni singola ora di allenamento, però soprattutto ai giovani consigliava tanto questa cosa per ingrandire un pochettino il motore. Il lavoro di forza consisteva nelle classicissime SFR, salita, forza, resistenza, quindi da 2 minuti, 3 minuti, in base al tipo di periodo su una salita con pendenza costante, senza tirare troppo con le braccia, col massimo rapporto si facevano, metti, 8 ripetute di 3 minuti con 1 minuto di recupero a ripetuta, ecco. Dopodiché si trasformava nella ora successiva con ancora 15-20 minuti di fondo medio, si cercava di stare attorno alle 90 pedalate al minuto, 80-90 pedalate al minuto, per fare un po' di fondo aerobico e per velocizzare, trasformare il lavoro di forza. La giornata invece di distanza stava tra le 3 e le 4 ore. Io non facevo mai più di 4 ore perché mi stufavo un sacco. Poi calcolate che uscivo spesso da solo, quindi un po' questo cambia la situazione. Però 3-4 ore, anche lì 15-20 minuti di medio ogni ora, con alcune salite fatte sotto soglia, cioè stando al di sotto della frequenza cardiaca della soglia aerobica, dove quindi si va più forte, si consuma di più e si fa un tipo di allenamento che serve in modo diverso rispetto appunto alla parte sotto questa soglia, che è più un allenamento aerobico che serve al motore per ingrandirsi. Il lavoro più importante veniva fatto quello appunto a soglia o il mercoledì o il giovedì, ma stando in una settimana tipo quelle che si facevano appunto a gennaio, in genere il lavoro a soglia lo facevo solo la domenica. Quindi abbiamo fatto mercoledì e giovedì con 2 lavori di aerobici, uno di forza e uno di distanza. Si completava un altro lavoro di forza al venerdì, quindi simile al mercoledì in genere. Il sabato era un lavoro di velocizzazione, quindi si faceva anche dietro macchina alle volte o dietro moto, oppure si usciva con un piccolo gruppetto dove si facevano dei medi, quindi sempre al fondo medio, sempre per fare una parte aerobica di lavoro, dove tirandosi un po' si andava con una frequenza più alta, si scioglieva di più la gamba. A me servivano tanto questi allenamenti perché il tipo di atleta che sono e sono sempre stato aveva necessità di aprire un po' le valvole, no? Tipo un due tempino, avevo bisogno di prendere un po' di regimi, non avevo quella coppia tremenda che avevano Kulavi o Kerschbaumer o questi tizi qua. E poi la domenica si faceva invece un lavoro più tecnico, specifico, con la mountain bike, quindi magari si facevano sempre 3-4 ore, ma con all'interno una mezz'oretta, quindi circa 30 minuti, 30-35 minuti, in base anche a quanto eravamo freschi, quanto era buono il terreno, di lavoro a soglia aerobica. Quindi una parte aerobico al medio si faceva già, perché comunque quando vai in mountain bike logicamente un po' ti scaldi, fai sempre un po' di medio facendo un po' di salite, ti ingarelli un po', e poi si facevano delle salite da 5, 10, 8, dipende, minuti costanti senza strappare. Ripeto, parlo di questo periodo specifico dove si andava a aprire un po' le valvole, si faceva un po' di lavoro a soglia e si portava a casa un monte ore complessivo appunto attorno alle 15 ore, e senza calcolare che appunto alle volte il martedì e il venerdì si andava anche in palestra, si alternavano un po' i lavori di forza in bicicletta, che peraltro venivano sempre fatti sul mezzo specifico, quindi le SFR le facevo sempre con la mountain bike e quasi mai con la bici da corsa, a meno che non fossi appunto alle Canarie, avessi portato solo quella bicicletta lì. Però era un po' per cercare di utilizzare lo stesso strumento, anche perché, ad esempio, piccolo esempio, poi avrei 100.000 cose da dirvi, ma cerco di stare abbastanza stretto, perché ho già parlato 8 minuti, vedo dalla camera. Sulla mountain bike da cross country avevo le pedivelle da 175 mm, mentre sulla bici da corsa ho sempre avuto le 170, a volte 2,5. Quindi mi capite come il lavoro specifico sulla bici è molto molto importante. Ecco, questa era un po' una settimana tipo, ve l'ho compressa in 8-10 minuti di talk, ma
meno di così non riuscivo a fare. Quindi adesso qualche tips per voi amatori che vanno a completare questo discorso, cercando di spiegarvi sempre meglio che cosa significhi per il nostro corpo fare certi tipi di allenamento. Quali sono i concetti di base? I concetti di base sono: in questo periodo, gennaio, febbraio, dicembre, soprattutto se iniziate le gare magari a marzo, un po' più avanti, è importante fare un lavoro di base aerobico e un lavoro di forza. Perché? Perché arrivate dalle vacanze di dicembre, di novembre, arrivate da un periodo dove si fanno meno ore, arrivate da un periodo dove c'è più freddo, quindi andare in bici è leggermente diverso. Ad esempio, i lavori di forza, quando sono temperature molto molto basse, non vanno benissimo, o meglio, non vengono assimilati dal nostro corpo nello stesso modo che se li facessimo a 20 gradi, 15 gradi. Quindi è per questo anche che si va tanto in palestra. Poi non vi ho parlato del ciclocross, di mille altre cose. Però il concetto è: fate un lavoro di base aerobico dove c'è un po' di fondo medio e un po' di sottosoglia, come lo chiamavamo noi, alla base del vostro corpo, vi portate avanti un paio di mesi, fate un po' di lavori di forza, un po' di lavori di medio sottosoglia, senza gasare troppo, senza darci troppo gas, perché quando aprite troppo il gas andate a consumare tanto, andate a chiedere al vostro fisico tanto senza avergli prima dato una piccola base. Quindi se voi prima costruite una bella base sotto e poi ci fate del lavoro piano piano di soglia a gas aperto con la vostra mountain bike, riuscite a portare la vostra preparazione, la vostra condizione a un punto che viene mantenuto molto più a lungo, no? Rispetto a, perché certi si bruciano presto, perché magari già a gennaio o febbraio danno del gran gas, si tirano lisi, poi magari a marzo vanno fortissimo, ma ad aprile fanno già fatica e alcuni arrivano a Pasqua e poi devono andare a letto un pochetto e si ammalano, proprio perché va costruita una bella base. Il lavoro di forza, io non lo so oggi come si allenano la new school, però quello che so io è che quando sono arrivato nel mondo dei pro c'era la vecchia guarda, quindi Paulissen, quindi Kessiekov, quindi Sauser, questi della old school, che facevano tante ore d'allenamento, portavano tanto il concetto strada nella mountain bike. Io sono arrivato grazie anche al mio allenatore Domingo, all'Hard Rock e tutte le persone che mi hanno seguito prima di arrivare poi in Cannondale, ho portato un modo fresco, un po' alla Schurter, no? Di andare in bicicletta, quindi era new school all'epoca. E Marot piuttosto che anche Absalon, cioè, ha qualche anno più di me, però più o meno comunque faceva secondo me dei lavori più simili ai miei perché aveva questa brillantezza. Adesso ci sono ancora quelli scuola nuova, quindi Pidcock, Van der Poel, Van Aert piuttosto che Koretsky, ragazzi giovani, Cooper anche più giovani perché adesso ci sono i ventenni che arrivano e vanno forte, e che avranno sicuramente un modo diverso, useranno tanto i vati, io li usavo poco, però il punto è: gli allenamenti cambiano, il modo di allenarsi cambia. Io non sono up to date, non sono aggiornato all'allenamento specifico, ma certe cose non cambiano mai. La base aerobica è importante, i lavori di forza sono importanti. Io li facevo con la bici facendo l'SFR, ma li fanno ancora oggi. Certi poi fanno dei lavori lattacidi diversi da quelli che poi magari facevo io. Però non li abbiamo menzionati adesso, abbiamo solo fatto un overview sul lavoro da fare a gennaio, febbraio, in questi mesi qua. È solo qualche tips, però mi piaceva parlarne con voi. Ho visto che sono argomenti che vi piacciono, come immaginate, non posso ancora dirvi con chi lavorerò nel 23, però siamo quasi al traguardo per finalmente spiegarvi un po' quale sarà il programma delle attività. Vi invito, se siete di passaggio, a farvi la club ride di sabato alla scuderia, visto che poi andremo a fare l'Artica con Atena a fine mese e con i clubber. E quindi niente, ditemi che ne pensate di questo video, iscrivetevi e attivate la campanella. E fare questi video per me è un piacere, prima pensavo fosse un pacco, sinceramente in realtà mi piace parlare a un pubblico che mi ascolta, mi piace arrivare lì dentro e toccare un po' queste corde e quindi portare un po' della mia esperienza. Poi arriveranno i video action, arriveranno quelle gaserie che mi piacciono tanto, quelle cose da posh privateer che
ci collocano sempre in un posto che ci piace, che è quello un po' di appunto stile, bici, arte, passioni, velocità, eccetera, eccetera. Quindi grazie mille e alla prossima domenica.